Beh, io direi che non è il momento di guardare al passato. Ci sono stati tanti valori nei quali tutti abbiamo creduto, il passaggio dalla teoria alla pratica è stato complicato, tante scelte sbagliate, persone sbagliate, un sogno che si è infranto, e un movimento che ha perso un po' la sua anima. Ecco. Quindi il nuovo terzo polo, che non saranno più 5 Stelle, può essere un movimento che va da Renzi a Carfagna, da Calenda a Toti e Brugnaro? Diciamo che è una bella suggestione. La sua presenza qua è sorprendente in qualche modo. Vabbè, sono stato invitato da Matteo Renzi e devo dire che ho sempre guardato con grande interesse questo evento della Leopolda. Siamo all'undicesima edizione, mi ha sempre colpito molto la passione politica, la voglia di cambiare e poi anche, diciamo, la competenza che arriva da questo confronto di idee tra giovani, meno giovani, eccetera, e quindi ben volentieri sono venuto a portare un po' la mia esperienza. Anche una prospettiva di grande centro, secondo lei è realizzabile? Diciamo che è uno spunto di riflessione per tutti noi, quindi perché no? Adesso, quando farò il mio intervento, vedremo un po' cosa dirò. Un centro che allarga anche a parte del centro-destra. Diciamo che in questo momento ci sono tantissime formazioni di centro, tanti partiti, quindi perché no? Perché non ritrovarsi tutti e vedere di stilare un programma o un progetto comune? Vediamo. Cioè, Renzi e Forza Italia, secondo lei, possono stare insieme, almeno la parte moderata? Questo dobbiamo chiederlo a loro. Lei passa con Italia Viva, questa sua presenza qua oggi? No, io ho partecipato alla fondazione di Coraggio Italia a luglio, che è un partito nuovo, moderato, di centro, guidato da Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, e stiamo portando avanti un programma e un discorso politico, un'esperienza politica in quel punto, in quel modo. E l'esperienza con il Movimento 5 Stelle è definitivamente archiviata nonostante la nuova leadership di Conte? Beh, sì, sì. È stato deluso da questa esperienza? Beh, io direi che non è il momento di guardare al passato. Ci sono stati tanti valori nei quali tutti abbiamo creduto, il passaggio dalla teoria alla pratica è stato complicato, tante scelte sbagliate, persone sbagliate, un sogno che si è infranto, e un movimento che ha perso un po' la sua anima. Ecco. Quindi il nuovo terzo polo, che non saranno più 5 Stelle, può essere un movimento che va da Renzi a Carfagna, da Calenda a Toti e Brugnaro? Diciamo che è una bella suggestione. Grazie.